benvenute e bentornate in un nuovo video vlog. Allora, questo sarà un micro video perché ieri, che era lunedì, vi ho pubblicato il vlog che doveva essere il vlog delle vacanze, con anche le clip delle vacanze. Allora, io adesso ho un'offerta boia, sono le 7:15, ma devo essere pronta in velocità, molto in velocità, quindi mi trucco. Vabbè, comunque, benvenuti, bentornati, ci prepariamo insieme in questo video e dopo, alla fine di questo video, io vi metto, alla fine di questa intro, vi metto le clip della vacanza, quelle che in teoria dovevate vedere lunedì e che io avevo esportato nel video. Cioè, io ho fatto un video di un'ora, la mezz'ora che avete visto lunedì, e a fine video c'erano tutte le varie clip lasciate intere, lunghe, no? Con le foto, tutto quanto. Un bel lavoretto, ho perso un'ora di tempo per montare tutto. Sto mettendo questa, mi piace molto, ma l'altra mi ama, questa è bellissima. E invece, quando sono andata a caricare il video, visto che era di mezz'ora, però non avevo più tempo in quel momento di intervenire, perché ho fatto tutto all'ultimo, tanto per cambiare, e quindi così. Vabbè. Quindi questa intro qua ve la faccio per appunto il video delle clip della vacanza, e dopo riprenderò a vloggare domani con calma. Adesso devo fare super veloce, che anche oggi ho una giornata, oggi ho una delle mie giornate full. Tra l'altro, ho chiesto consiglio a Nadia, perché adesso che comincia l'inverno non riesco più a fare le notturne, e quindi avrò delle giornate dove dovrò stare via per forza dalla mattina direttamente fino alla sera. Quindi sapete che io la sera prima delle 10 non finisco, se la mattina devo uscire di casa per le 7:30-8, capite che devo cercare di capire cosa portarmi dietro da mangiare, qualcosa, non molto, perché a me dà fastidio mangiare in giro, lo detesto proprio. Io piuttosto digiuno, però troppe ore così, insomma, dopo viene fame anche a me, e piuttosto di finire di prendermi il pacchetto di cracker, preferisco portarmi via qualcosa. Allora, una volta io mi portavo via un pancake, però non mi va di portarmi via il pancake. Vorrei portarmi via qualcosa di più easy, tipo la zucca. Allora ieri ho chiesto a Nadia, perché lei, insomma, super atleta, è sempre in giro, si sposta di continuo, e lei sa insomma come fare. E io, contate che non posso, non ho spazio dove mettere la roba, quindi devo stare tutto nello zaino, che tra l'altro vorrei cambiare e prenderne un altro più comodo, perché col mio sono un po' intrigata. E niente, quindi insomma, e le ho chiesto se secondo lei, se mi porto via la zucca grigliata, sapete che io faccio la zucca grigliata, che è una figata, anche perché la zucca, quella verde, quella tonda normale, non quella bislunga, quella bislunga ha il doppio delle calorie, quella tonda normale ha 23 calorie per 100 grammi. Allora, la zucca pesa, quindi fate conto che una fetta un po' importante pesa già 100 grammi, però ha un sacco di fibre, fa benissimo, e è buonissima, cioè vi sembra di mangiare una patata, dà molta soddisfazione. Quindi per me è la svolta del secolo, perché io la mangiavo già la zucca, però la facevo sempre alla friggitrice d'aria, che, spoiler, comincio a odiare come prodotto elettrodomestico. Uso questa per farmi le sopracciglia. Friggitrice ad aria occupa un sacco di spazio, va bene proprio per fare qualche cagatina, però io che non cucino mai, mi spreca solo spazio, giuro. Quindi vorrei quasi quasi abbandonarla, la mia, darla a mia mamma. No, darla via no, però no, non la uso abbastanza. La uso per farmi gli hamburger, però vabbè, insomma, a quel punto là non me li faccio, faccio il pollo, no? Vabbè, comunque non importa. Ogni tanto mi accomoda se preparo qualcosa che magari viene qua moloso, che quindi ho, insomma, non ho tutto sto gas, però va
faccio uguale anche senza. Comunque, ok. E io la zucca la faccio proprio sulla bistecchiera, su quella, con le griglie, insomma, no? Guardate, viene una figata, vi consiglio di farlo. Vorrei rendervi anche più partecipi di queste cose. E quindi adesso sto pensando a come fare per farvi qualche video in più, perché mi ero ripromessa a settembre di fare qualche video in più. Vabbè che adesso qua si è presentata l'occasione per farvi un video in più mercoledì o giovedì, adesso decido quando pubblicare, dopo guardo un po' gli analytics, ma penso di pubblicarvelo mercoledì. E metto qua un po' di gel, adesso devo fare un trucco super veloce, molto easy. E dopo magari ci ritrucchiamo insieme, perché oggi faccio in tempo a tornare a casa al volo, darmi un'altra docciatina e andare a lavorare. Mentre giovedì e venerdì sto via diretta. Comunque lo vedete anche voi che sono ingrassata. Non dite di no, lo vedete. È bello che questi sono solo 3 chiletti, non è che è chissà che roba. Cioè non è che sono 6 kg, sono 3 chiletti, 2 in realtà. 2 veri, ecco. Perché comunque negli ultimi mesi ero a settembre dell'anno scorso a quest'ora ero 4 kg in meno, però non è durato molto quel periodo, poi sono sempre stata un paio di chili in più, quindi adesso all'effettivo avrei 2 kg in più. E vanno subito qua, mi si vede subito, quindi devo riscendere proprio per un discorso di viso, mi piace di più, un po' più fina. Comunque, sto provando un integratore per regolarizzare il ciclo, vi farò sapere, perché io da quando è venuto fuori l'esame l'anno scorso, vi ricordate, quando ho cominciato il corso, no, ho cominciato il corso a settembre, è tutto ok, quando è venuto fuori a gennaio, che c'era l'esame da fare a febbraio subito, che ho fatto quel mese infernale tra gennaio e febbraio, e gli esami subito ridosso, io là ho avuto il ciclo sballato per la prima volta nella mia vita, proprio sballato vero, e non mi è più tornato normale, quindi adesso prendo questo integratore che di solito fa i miracoli a tutte, anche persone proprio che testimonianze dirette, quindi vediamo, e nel caso vi faccio sapere come io faccio da cavia per voi. Eyeliner al volo, proprio veloce, perché devo asciugarmi i capelli, se non faccio in tempo. Che magari ci vediamo oggi, quindi sì, devo rifare in tempo. Questa capatoio qua l'aveva preso la mia mamma per la mia nonna, non l'ha neanche fatto in tempo a metterlo, poverina, quindi l'ha dato a me, fatta in mia gigante, però lo metto volentieri. Guarda che è super morbido. Adesso non insisto tanto col mascara, perché dopo ora di pomeriggio, sera, dovrò rimetterlo. Ok, mi asciugo i capelli e o ci vediamo subito qua adesso, ci vediamo oggi per pranzo, che vi saluto, e dopo dovrebbero esserci queste famose clip della vacanza, che non sono neanche tantissime, però volevo farvele vedere. Buongiorno, è mercoledì. È mercoledì, allora devo ancora cercare di capire il video delle clip della vacanza, dopo provo. Adesso devo andare in palestra, che mi devo desfare, come si dice da me, mi devo desfare in palestra. E niente, ieri ho lavato i capelli ieri mattina e non stavano mica. Non stavano. E vabbè, comunque adesso
Non stavo, non dovrei neanche rifarmi le unghie, dovrei fare un sacco di cose, tipo per il weekend, e invece non farò un cazzo perché non ci voglio, vorrei riuscire a tirare avanti con queste unghie benedette, invece vabbè. Vabbè, lasciamo stare. E cosa volevo dire? Vabbè, mi trucco in rapidità perché dopo vorrei rifarmi il letto, fare un po' di cose prima di andare a fare di andare in palestra, dopo passare anche in farmacia. E mi sono venuti fuori dei brufoli. Allora, io in teoria e ripeto, in teoria ho l'ovulazione tra un po'. Adesso devo lavare queste perché sennò è ovvio che mi vengono i brufoli, aspettate. Eccomi al volo. Sì, no, perché vabbè. E chiaramente l'applicazione di Flow, quella del ciclo, mi segna quando mi dovrebbero venire, ormai le calcola già con ritardo, quindi con un ciclo di 38-40 giorni, che però io, no, ripeto, non ho mai avuto un ciclo così lungo. Io di solito avevo tra i 28 e i 34, sempre avuto più o meno 30 giorni, comunque era il mio preciso, e sono sempre arrivate abbastanza precise, insomma, giorno più giorno meno, però eravamo lì, boh. E ripeto, da quando ho fatto l'esame, è stato lo stress e tutto dell'esame, della preparazione dello studio, là mi sono sballata. Adesso ho cominciato a prendere la Vitamin XP di Vitamin Company, che per appunto ho varie testimonianze di persone che conosco che con quello hanno tipo avuto il miracolo, che cioè, gente tipo in amenorrea da anni con quello gli sono venute, quindi io insomma lo provo, tanto è un integratore, male non fa in ogni caso, quindi boh. Infatti adesso mi stanno venendo dei brufoli che potrebbero essere che mi sto disintossicando perché sto mangiando in modo molto più salutare e quindi sto buttando fuori tutta la merda che ho mangiato in ferie. Merda, non è che ho mangiato merda, però ho mangiato tanto. Che effettivamente sta succedendo qualcosa a livello ormonale. Questi qua sono proprio i brufoletti che mi venivano di solito in ovulazione. Però la mia app per l'appunto mi dà l'ovulazione tra 9 giorni. Vabbè, vedremo, vi farò sapere che magari c'è anche qualcuno di voi con problemi di ciclo. Ieri ho sentito Matteo, dopo vediamo se questo video lo vedrete di mercoledì, quindi un giorno in più, o se oppure se pubblico tutto lunedì, ma se ci sono, se riesco a esportare quelle benedette clip, questo video lo vedete o stasera o tipo domani sera, tipo lunedì o mercoledì o giovedì. Oggi è mercoledì. Domani e venerdì ho due giornate belle piene e dopo, vabbè, e dopo vediamo. Lunedì 18 c'è sciopero a lavorare, io lo farò. Comunque a casa ho tre zucche e mezzo zucca nel freezer. Allora, non vedo l'ora di tagliarle, oggi stasera me le preparo e anche vedete, devo fare troppe cose, io non so, una delle pulizie che mi mette via la roba da vestire. Vorrei quasi chiedere aiuto a mia mamma. Devo bagnare qua. Ok, palettina di Shiglam, questa favolosa, giuro. È uscito un correttore di Shiglam che adesso, siccome sto finendo un sacco di prodotti fondotinta correttori, sapete che vi ho detto che volevo smaltire tante robe. Boh, ieri mi sono arrivati gli organizer da frigo. Non vedo l'ora di comprare frutta, verdura, metterci in frigo.
sala da verdura perché in frigo la frutta. Io non compro quasi mai frutta. Compro tanta verdura, o meglio, il mio frutto preferito è il pomodoro, ormai. Pomodori a nastro, mamma mia quanti pomodori. Anche se non andrebbero messi in frigo, però io li tengo in frigo lo stesso, perché fuori dal frigo non so dove cazzo metterli, sinceramente. So che perdono un po' il loro sapore, però non so dove metterli. Per cui io li metto in frigo. Ok. E ieri per l'appunto ho lavato i capelli, non so quasi sia. Cioè, li ho lavati boh, male forse, boh. O li ho appesantiti troppo, guardate, non lo so, ma veramente no, la frangia non voleva stare, ma neanche il capello in sé non stava, facendo proprio cagare. Dopo vedo se riesco a sistemare. Adesso dopo che gli ho buttato un po' di gel, gli ripasso sopra un po' di ombretto in modo che si colori un po' di più la parte del tatuaggio, che è molto scura. Ecco, si è sbiondato un po'. Ok, un po' solito cicchi che è così finito. Ma io non posso vivere senza questo rossetto. Filo di eyeliner, poca roba. Anzi, metto qua un po' di blu cicchi, di queste che mi piace tanto. Questa palette è favolosa, costa un cazzo. E cioè, la comprerei anche solo per questo ombretto qua, guardate. Vale la pena, ve lo giuro. Che è questo bel scimmerino, bellissimo. Mamma mia, oggi iniziano le scuole. Per noi autisti è un trauma. È un trauma all'inizio della scuola, giuro. E poi voi genitori, so, alcuni la vivono in modo diverso, cioè chi non vede l'ora che inizino la scuola per mandarli, chi invece no. Cioè è un trauma un po' per tutti l'inizio delle scuole. Adesso sto usando questo qua di NYX, perché ho l'altro di Astra nuovo che aspetto un attimo ad aprire, visto che ho questo qua che è aperto da un secolo. Ok, invece mascara, adesso apriamo questo qua, questo sì che è nuovo e guardate che bel suono. E di questo abbiamo bisogno perché quei brufoli almeno il mascara figo ci vuole. Mi è già andato via il filler alle labbra che avevo ripassato, cos'era, giugno? No. Devo fare presto. Devo chiudere. Io se no faccio tardi. Ho anticipato i tempi qua. Ci vediamo dopo oppure ci vediamo nel prossimo video. Adesso vediamo se ci sono dei clip qua. Questo lo concludo. Sono 9. Soliti casini. Ci vediamo presto. Bacio. Allora, parrebbe che ce l'ho fatta. Scusate, stamattina mi sono salutato troppo in fretta. Non volevo proprio salutarvi così. Pare che ce l'abbia fatta con le clip della vacanza, quindi vi lascio alle clip, speriamo che poi esportando nuovamente questo video, mettendo tutto insieme, si veda tutto. Noi ci vediamo lunedì con il prossimo video, registrerò domani, venerdì, non sarà un video lungo, però ve lo faccio. Sono insomma dei get ready with me come al solito, però dai, ci sono.
Vi lascio le clip, non sono tante, sono giusto qualcosina, ma per rendervi un po' partecipi. E niente, vi bacio, vado perché sto preparando la zucca per i prossimi giorni, grigliata, melanzana, insomma sto preparando un po' di verdura cotta perché è l'unico giorno che posso farlo e quindi mi devo sbrigare. Le unghie non so quando le farò, però pazienza. Bacio! Devo fare i video anche di aggiornamento. Tra 600 metri, alla rotonda, prendi la terza uscita. Bello. Stai interrompendo le mie riprese. No, mica visto. Che bello!
siamo in palestra. Fatto. Piccolo aggiornamento in visione. Allora, siamo venuti in palestra perché noi abbiamo preso l'hotel con la colazione e la cena buffet ieri sera. Io ho mangiato da star male, giuro. Poi adesso abbiamo la colazione a buffet e quindi siamo venuti in palestra. Prima appunto ci eravamo svegliati, ieri è stata una giornata un po' esplorativa perché comunque eravamo finiti. Abbiamo fatto 18 ore di macchina perché chiedeva piano. E poi la notte, insomma, il viaggio è stato un po' burrascoso perché ha sempre diluviato fortemente, un vento da panico, quindi comunque non potevamo correre più di tanto. E niente, quindi oggi è martedì e è già martedì. E adesso andiamo a fare colazione, ci siamo allenati, io sono anche affamata e vado. C'è il parcheggio a pagamento, 22 euro al giorno costa questo parcheggio, mica cazzi. Andiamo a mangiare. Non carica, no? Non può essere. No, può essere, ma... mi pareva impossibile. Che bello, bellissimo. Con le palme così. Proprio tipico paesaggio spagnolo. Preciso. Tossa de Maze è un'altra cosa turistica. Del castello. Ah. Wow. Infatti ho l'idea nell'aereo stata volta quando mi sembra qua. Bianca. No, sì, a Sassetti. A Sassetti. Che è caita l'amore sui fogli là. Sì, amore, andiamo qua un attimo. Thank you.
dai, fammi ridere. Dovresti fare col tuo perché secondo me viene meglio. Con i colori caldi della luce e del sole viene meglio col tuo. E magari domani è nuvolo, amore. Adesso mi andiamo in palestra. Sono venuti in palestra a piedi perché era tipo 12 minuti. Ieri sono venuti in macchina e ho pagato il parcheggio. E stamattina non avevo voglia di pagare il parcheggio. Però è un freddo da matti, è un freddo atroce. E quindi l'ho congelata. Ho preso un po' di colore. Questa qua è molto carina. C'è l'essenziale, ci sono anche le creme. Ecco, è una palestra molto old school che io amo. Domani che ci andiamo a Barcellona vediamo le palestre di Barcellona, le McFit, che quindi non paghiamo neanche l'entrata. E vi assicuro che qua la palestra per me e anche per lui essenziali, perché con i buffet non ti puoi trattenere. Abbiamo, cioè io sto mangiando come una vacca di prima categoria, proprio una vacca. Ieri sera ho mangiato tanto, ho mangiato tante verdure, però erano pulite. Però lunedì sera io ho mangiato da star male quasi. Vabbè, e pace. Quindi sono venuti a piedi, ho preso un freddo davanti, adesso mi scaldo un attimo e dopo vado di là. E non ho portato via niente per doccia eccetera, perché ci arriviamo in hotel quando torniamo e basta. Buffet colazione, per chi vuole il salato, c'è anche la carne, paghese, briochette, brioche, i ghiacci sono ancora dolci. Un negozio di souvenir meraviglioso, cioè proprio bellissimo, pieno pieno, cioè, guardate questo. Vabbè, qua gli acchiappasogni enormi, anche questi, cioè tipo quasi questi cosi qua. Adesso fa un po' di fresco, cioè questo fa un po' freddino, non c'è, sì, no, caldissimo. E così
immaginare. No, sembrerebbe più avanti. Sembrerebbe. Svolta a destra. Anche qua c'è tira. Io da tira da per tutto il mondo. La famiglia. Wow, che bello. Qua sempre in costruzione, vedi? Non la finiranno mai. Madonna, sono affari miei. Ma quello non la vedi lì così. McFit Barcellona di qua. Mi ripeto da lontano perché ho mangiato talmente tanto che sono enorme, madonna. Culo neanche vedo. Cioè questo è lo spogliatoio e dentro ci sono già macchinari. Qua si vede bello il monumento. Riunione avanti. Oh. Che parlate?
primo giorno con questo cielo spettacolare, che prima era ancora più bello. Ecco, finita anche questa vacanza. Prima vacanza. È stato molto bello tutto. A parte che mi sono ustionata, come si può vedere. Comunque io sono olfa fuori maniera. Oh, questa bellissima abbronzatura da muratore. E quando sono andata a Barcellona mi sono dimenticata di mettere la crema solare, perché sembrava che in realtà fosse brutto tempo, quindi non ci ho più pensato. Ci è venuto fuori un sole da matti e questo è il risultato. Bellissimo da vedere, spettacolo. Sabato mattina è tutta la settimana che non registro un cazzo, proprio un cazzo, perché uno ero morta, due ho fatto degli orari un po' improponibili, tre il rientro è stato traumatico, devo ancora sistemarmi nello studio e quando avevo del tempo libero a casa lo impiegavo per dormire un po', perché però appunto ho fatto degli orari, dormire o almeno chiudere gli occhi sul divano, perché proprio se no non arrivavo a sera, ho fatto sempre notti, però la mattina mi sono sempre dovuta alzare presto, quindi insomma una media di queste 4-5 ore di sonno. E quindi devo ancora fare il video dove vi racconto del viaggio, dove vi mostro il viaggio, che oggi, se tutto va bene, importo i video dal telefono, le foto al PC, e così dopo insomma posso ripartire con un pochino più di calma. La settimana poi qua prossima iniziano le scuole, io non so bene come farò, perché vedo già della crisi, soprattutto non per me chiaramente, neanche per il lavoro principale, ma io vorrei portare i ragazzi a fare le guide, dico che ce li porto, che ci sarà il colera, ci sarà il finimondo, e quindi vabbè vedremo. Tutto questo per farvi un po' di video anche qui, per non essere proprio troppo breve, per darvi un salutino. Il prossimo video che vedrete sarà sì tanto di della vacanza, che per fortuna avevo posticipato con l'ultimo video là di agosto, come hanno fatto tanti comunque, ho visto youtuber, quindi insomma almeno lunedì siete partite con un bel video vlog, e poi da questa settimana qua, lunedì cerco di domani che è domenica, cerco di sistemarmi un po' di affari, di cose, e di potervi così riprendere, poter ricominciare a riprendere con calma e serenità i video anche durante la settimana. Mi manca proprio quell'input di tranquillità e serenità. Scusate. Per dire, mi siedo, chiacchiero, faccio, perché poi adesso parlo talmente tanto che ci sono alcuni momenti dove dico basta, non ho più voglia di parlare, non ho voglia di parlare. So che a voi basta anche vedere il video dove magari mi trucco, mi preparo, però stagione qua avevo proprio lo studio, e poi sono partite che era tutto in ordine, no? Sapete che ci tenevo a sistemare, sono partite che era tutto in ordine, sono tornate che c'era un disastro, ecco. E poi magari a volte mi dite vabbè, ma registra dalla macchina, fai così, fai così, però a parte che a volte cambiare la parte di registrazione qua, se fa
faccio i video a casa con la canna e poi ve li faccio qua con la macchina, metto uno sbalzo audio terrificante, perché qua in macchina si sente di merda. E quindi io la metto già pronta per uscire. E quindi guardate che devo parcheggiare. E quindi così. Poi vabbè, adesso questi giorni qua sono fatto in tempo anche a tornare a casa. La settimana prossima probabilmente non tornerò a casa quando finisco di fare tra una cosa e l'altra, insomma. E quindi avrò, aspetta che sto facendo manovra, e quindi avrò sempre del, aspettate che devo mettere fuori tutto, foglio, foglio, e quindi avrò sempre dello spazio di tempo, diciamo, limitato. Ah, tra l'altro ho ordinato, faccio vedere adesso così dopo torno, scappo via, ho ordinato il mio fantastico prodotto preferito. Devo farvi ancora vedere i prodotti della casa, che vi farò vedere al più presto. Lì è arrivato finalmente il mio subliminal liner di Astra, che è uno dei miei liner preferiti, lo sapete, anzi è il mio eyeliner preferito in assoluto. Subliminal 16 ore pro liner, oggi trucchino così super easy, quello mi ha fatto vedere. I capelli finalmente hanno un senso, cominciano ad avere un senso, non vedo l'ora che passi qualche mese in modo da raddrizzarli bene, da dargli un pochino più di pienezza. Quando ho preso questa parte qui e scesa qui, sono felice, cioè vedete che avrò proprio una svolta sui capelli atomica. Comunque mi vedo abbastanza carina, poi con questa luce qua sta tutto molto bene. E bastardi. Niente, adesso butto via anche questo, visto che sono per strada e non mi porto neanche io il giubbotto, le chiavi di un bottone, altrimenti non apro a nessuno. Stamattina ho delle guide easy, credo, abbastanza tranquille. Ho preso tutto da qua. Sì, aspettate che non butto via roba seria. Ok, allora l'eyeliner me lo metto qua in borsa subito, che sennò poi io me lo dimentico qui e via. È stato traumatico tornare a lavorare, ma sapete perché? Perché non mi sono mai riposata sul serio. Ho fatto talmente intense quelle due settimane lì, che ero a casa da una parte e sono venuta sempre di qua, che praticamente di riposo vero ho fatto 5 giorni là in Spagna. Per carità, non li ho mai fatti, però diciamo che ho sempre messo la sveglia anche lì poi. Anche lì ho sempre messo la sveglia, quindi devo farvi un video dove vi racconto bene. Tossici dappertutto. Vabbè, sono i tossici qua che se la raccontano. Muoviti, bastardi. Vabbè, vado via, ciao. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me.